Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrero, se preferite Melochi, e siamo tornati su God of War. Il nostro amico qua è festuccio, fatto il cattivone, ed è arrivato il momento di procedere. Allora, non di qua. Non era... non me lo ricordo. Io arrivo da là. No, gli è crollato. Bene, ci siamo già persi. No, credo di dover uscire. Credo di dover uscire. No? No. Va bene, allora. Abbiamo esaurito le opzioni. Dobbiamo tornare di qua. Dobbiamo tornare di qua. Ah, beh, sì, devo farmela al contrario. Non mi ricordo come si faceva. No, si faceva. Ecco. Ok, è passato un po' di tempo a. Quadratura, salutiamo la monetizzazione. E addirittura possiamo fare bis. No, non mi interessa. Non mi interessa. Ok. Sono passati parecchi giorni all'ultima registrazione per me. Quindi mi. Allora, dai una scossa nevica a tutti i nemici vicini. No, no, no. La frusta di Nemesi è tua, Kratos. Chiunque si pari sul tuo cammino assaggerà il suo morso elettrico. È molto carina anche come arma. È molto simpatica. Ok. E dobbiamo farlo ovviamente anche su questi ponti. Possiamo farlo. Allora, io qua però non mi ricordo. Sì, qua lo devo fare per forza. Forse no. Sì, sarebbe anche carino se mi potessi fare vedere cosa c'è dall'altra parte. Peccato se è salito senza autorizzazione. No, credo che devo andare sul ponte lì. Ok, devo andare su quel ponte per. Esatto, quello lì. Qui non serve usare la frusta, perché il ponte funziona. Questo era rotto invece. Vabbè, facciamo quadrato e basta, eh. A posto. Fatto. Fatto. Allora, qua siamo full, quindi non. Qui non c'è niente, segreti, robine, no. Ok. Hanno cambiato il mood di Kratos comunque. Già questo toglie un punto al gioco, mi dispiace. Oddio, sta cosa, giusto. Giusto. Vabbè. Un incarico per gli dèi. Questa sarà la mia opera più grande. In cambio della costruzione di un dispositivo per proteggere ciò che è di più prezioso, Zeus mi ha debitamente promesso ciò che è più prezioso per me: il ritorno del mio figlio Icaro. Povero Dedalo. Sì. Aspetta che arriva, eh. Perché qua R1, ok. Figlio mio, ti delizierà vedere come il labirinto offuschi tutto il resto sull'Olimpo. Anche la catena e l'equilibrio non è che un mero strumento per completare le mie opere. Come si riempirebbero queste vuote caverne con la tua risata? Anche se non sono così vuote come credevo all'inizio. Altri operai sono stati trovati morti oggi. Il sangue si mescola spesso alla malta. Non è così che va il mondo? Figo. Tappiamo i vasi. Sì, combinando il dono di Borea con le fiamme ho ottenuto l'incredibile energia nuova. Le muse e il desiderio di vedere guidano la mia mano, ma, io non ma non posso fare a meno di prendermi una pausa. Il dolore straziante che causerà questa mia invenzione. Rabbrividisco il pensiero. Prego che nessuno sia abbastanza folle a cercare di prendere a Zeus ciò che è suo. Se
Sembra che abbia di nuovo creato qualcosa che sarebbe meglio non usare. Una lezione che spesso si apprende troppo. Che io abbia, sì. Si apprende troppo tardi. Oggi ho sigillato il tesoro di Zeus nel cuore del labirinto. Non mi sembra giusto sacrificare un figlio per ottenerne un altro. Però farò di tutto perché Zeus mantenga la sua parola. Non pensare male di me, Icaro. Abbiamo troppo da perdere. Che siano i filosofi a parlare di morale, mentre noi inventori inventiamo. Ragazzo mio, il labirinto è quasi completato. Perché non sei ancora venuto da me? Insieme voleremo. Suppongo che le folate che risalgono naturalmente lungo la catena siano più che sufficienti per... Zeus mi ha convocato, devo sovrintendere le fasi finali. Poverino. Allora, qui ci sarà altro da leggere? Sì. Il mio labirinto, ciò che io chiamo la mia creazione, rasenta la perfezione. Sento crescere la gelosia dell'altro dio di pari, passo con l'impazienza di Zeus. Ho già raggiunto la perfezione una volta, mio amato Icaro, con te, e anche quella mi è stata strappata. Allora, quella è una catena che mi solleva. Io volevo girarlo però prima. Esatto. Posso girare sto coso, perdonatemi. Io non mi ricordo i tasti per ruotare. Non voglio scoccare, voglio ruotare sto coso. Io vi giuro. Grazie. Sì, tieni premuto R1 vicino alla maniglia laterale. Usa R per ruotarla. Io vi giuro che non funzionava. Non funzionava. E qua non gira? Non capisco. Perché non posso ruotarlo di qua? No, questo è solo per sparare. A volte non va. Quindi, facciamo così. Bella. L'effetto, che figata. Dai, dai, dai. Kratos, ma che ha? Oggi che ha? Un coglionito. Giuro, non capisco. Nervosissimo. E questa è fatta. Poi mi serve di andare là sopra. Come ci vado là sopra? Io posso fare così. Esatto. E abbassare. Vediamo un secondo. Credo che basti. Ok. Se io faccio così. No.
Quanto può salire sto coso? Solo di tot può salire, non... Ah, però aspettate. Aspettate, aspettate, aspettate. Io posso fare questo. Prima. Esatto. E una volta fatto questo. E una volta fatto questo. Posso fare. Così. Esattamente. Quindi adesso. Prima cosa vado a prendermi. Ok, credo di avercela fatta, cioè non è che era un enigma. Porca miseria, oh, che non gira, mannaggia. Prima mi vado a prendere lo scrignone doratone, ciccione, bellissimo. Qui. Molta calma. E poi mi prendo anche quei due che sono opzionali. Opla, HP. Finalmente. Sempre benvenuti. Giù, 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 Kratos, giù, 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 Kratos, scendi, opla, bravo. Ok, questo lo giro. Così. Faccio così. Così. Esatto. A posto. A posto. Bei scrignetti. Sulla di fenice. Queste sono. Queste sono troppo. Schemi di Dedalo. Un prezioso fare di Dedalo. Ok. No, no, scendi giù. Giù, giù, giù. Whee! Altre, qui è una quantità incredibile di tesori. No, continuerò a sbagliare fino alla fine del gioco. Oh, queste sono al massimo, non me ne frega niente. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Cazzottiera, benvenuta. 8.000. A proposito. Bella. Sì, questa è la parte del gioco dove iniziano a lanciarti addosso. Oddio no, questa parte. No, questa parte. Giusto. Io già ero nel labirinto di Dedalo, capito? No, c'è sto. C'è il giardino di Hera, giusto. Ok. Niente, questi vasi sono indistruttibili. Ovviamente è la signora che le tette rifatte comunque. Stupido marito ebbe pietà. E ora guarda cosa hai fatto. Guarda questo. Guarda bene.
muoiono per causa tua. Tutto muore ed è per causa tua. Kratos è molto colpito. Il sole è spento. Gli oceani inghiottiscono le terre. Il resto cede alla malattia. Inghiottiscono. Faccio ciò che mi è possibile per mantenerle in vita. Ma tu, la tua feroce mattanza degli dèi ha causato tutto ciò. Pensi che questo giardino non sia protetto? Hai superato Ercole con la tua forza bruta. Ma il tuo misero intelletto non troverà mai l'uscita. Fremo al pensiero di vederti morire qui, vecchio e appizzito. Beh, ci mette una vita a uscire, insomma. La faccia di Kratos è bellissima. Una mano solo via. Preziosi avere di Hera. Allora. Ora devo riprenderci la mano però perché... Ok, una cosa per volta. Guardate, sono quasi 1000 questi, Qua ci sono veramente un botto di sfere. Infatti qua bisogna esplorare bene comunque. E là già vedo che c'è una lucina strana. Va bene Kratos, d'accordo. Si era. Aveva alloccato la tipa, non mi faceva. Non mi faceva andare sullo scudo. Ho dovuto disintegrarla, poverina. Non se lo meritava, sapeva, per i cazzi suoi. Quanti potenziati. Quanto sono ignoranti. Guardali, porca miseria. Quanto fighi. Prego, hanno il fatture. Guardali, forse quelli. Allora, qua iniziano ad esserci... Guardate il dettaglio del modello dell'arma, quanto è figo. Allora. Tac. Qui non c'è un segreto? Nope. Qui lo lasciamo stare per adesso. Ok. Qui ci sono stata. Sì. Va bene. Credo sia proprio un cazzo. E vedete che qua infatti bisogna... Oh no. Giusto. Puoi pararlo. Ottimo. Che palle, oh. Quanto odiosi, satiri. Che duri da morire, oh. Non danno un cazzo. Non danno un cazzo.
Oh no! No, 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 checkpoint. No, no, no. Che palle sto qua. No, il checkpoint è qua, cazzo. Oh, fastidio queste cose. Per inciso una scritta. Coloro che posseggono la pietra di Perione possono vedere il vero cammino degli dei. Guarda nella pietra per scoprire la verità. E voglio queste cose. Le porte che ti si chiudono dietro senza preavviso. E poi l'idea di sto di sto dungeon è fighissima. Devo aprire la porta. Ah, che vomito però. Ah, che vomito sto effetto. Sparire, ti prego. Grazie. Io qui sta la cosa, io non sono schiusa, l'effetto svanito. Ok. Mamma la nausea. Allora, qua io devo spostare robe. Mi sa. Grazie. Vediamo. Ora mi si è abbassato, posso rifare quel giochino. Aspettate, questa si può passare? No. No. Ok. Sì, però i flashoni no, cioè i flash di luce no, giusto, non serve, non serve questa cosa. Cioè, boh. Ah no, no, aspettate. No, no, perdonatemi, cioè sarò anche molesta, però faccio uno scrigno che mi serve. Scherziamo. Ok, ora che ho fatto la cretina ho perso tempo. Così vi divertite ancora di più a seguire questa serie. Facciamo durare di più. Ok. Vabbè, questo era il tutorial facile facile. Prova di scemo. Questo è uno. Sarebbe troppo bello sperare che fosse finito adesso. Scusa. Oh no, no, aspetta, 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 aspetta. T'ho visto. T'ho visto. Non uso abbastanza le abilità comunque. Me ne rendo conto. Okay, questo lo portiamo con noi. Perché mi serve per fare questo procedimento. Si è messo in automatico, perfetto. Nicchia enigma proprio capito di quelli che il misero intelletto su comune mortale come osi sfidarci. Lui le ignora. Pensi di potertene andare così? Non abbiamo finito. Mu, l'ha fatto, l'ha fatto, ha fatto di nuovo mu. Cosa hai fatto?
Due gocce di colle. Cosa mi hai fatto? Due gocce di colle sta giusta. Tu, codardo, distruggi tutto ciò che tocchi. Buona fortuna con quella sgualdrina di Pandora. Non lo so se questa cosa la farebbero oggi. Non lo so, ragazzi, non è no. Secondo me Cori Cori, secondo me questa oggi non la farebbe vedere. Spero di essere nel torto e che Ragnarok mi stupisca. Cosa mi dice che? Ok. Sì, oltre al fatto che l'abbiamo anche oltre al fatto che l'abbiamo uccisa, c'è anche il vilipendio di cadavere, esatto. Tanto per gradire. Tanto per gradire. No, ho sbagliato. Allora. Allora, lei là non la possiamo mettere. Lei là non ci arriva. Per cui per adesso la piazziamo sul pulsante. Adesso ecco qua, a posto. Perché non passa?
Sono molto confusa, scusatemi. Perché non passava? Era messo giusto. Provo a passare se io mi metto... La metto qua intanto, la metto vicina, che così faccio prima. Ma io posso passare a piedi, giusto? L'ho messo bene il... No. Ma perché non mi fa passare? Ma va a cagare, vai. Ma vai a cagare, va. Ma vai a cagare, mezzo millimetro. Si poteva rassettare da solo. Puttana. Dove sono? No. No, 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 no. Oh, ok. Oh, è bloccata a mezz'aria nella dimensione specchio. Allora. Scusa per sbatterla un paio di volte per terra, tipo un sacco di patate. Ok. Troppo fastidio si flash, ragazzi, troppo. Te lo giuro. Ah, la pazienza. Dai, Kratos. Allora, dovremmo aver fatto comunque. Allora, è finito. Sì, 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 sì. Che fa? Credo, eh. Forse no, perché mi sta facendo vedere... facendo vedere l'acqua. No, è sbagliato. È sbagliato, quindi che devo fare? Devo riempire qualcosa d'acqua. Come faccio a riempirlo d'acqua? Io faccio così. Devo usare di nuovo lo spipirillo qua? No, non ci può arrivare. Non lo ricordo. A parte che non vedo un cazzo. Questi li ho riempiti. Io come faccio a spostare questo qua? Questo qui è pieno. Questo è pieno. Quello è anche pieno. Di svuotarli non li puoi svuotare. La signora dove è finita? Ok, la signora sta là e non la posso riprendere più. Quindi è bloccata così. L'unica cosa che posso fare è muovere questo. Ma che mi serve? Che mi serve? Questo passaggio non me lo ricordo. È l'ultima cosa da fare. Perché quindi non posso più neanche tenere il pulsante bloccato. Non capisco neanche dove va quell'acqua. Posso fare qua, devo fare qualcosa prima, perché nel momento in cui salgo qua si blocca per qualche motivo. Allora, mi ricordavo che la odiavo sto, perché fino ad adesso era linearissimo, fino ad ora è stato linearissimo. Qui io non ho nulla.
io questa parte l'ho fatta. L'unica cosa che posso muovere ancora, visto che non mi serve più, è questa torre qua. Questa qui non mi serve più, l'unica cosa. Perché non mi serve più salire lì sopra. Cioè, però mi sembra veramente stupido. Non è possibile che sia così stupido. Può essere che devo metterci quel robo per tenere bloccato il pulsante. Può essere, eh? Sì. Va bene, mi ero bloccata sulla stronzata. Dovevo semplicemente bloccare il pulsante. Visto che avevo finito, ce l'ho fatto l'enigma. Solo che poi alla fine, vabbè. GG a me come al solito, che mi perdo in un bicchiere d'acqua. Finalmente la parte sbocco del gioco è finita. Oh, grazie filtro verde che sparisci. Parto così con la manina. Ok. Ok. Neanche Hera ci saluta. Aspetta così. Eccolo. Neanche Hera ci saluta. Poverine comunque, cioè. Se ne stavano per i fatti loro. È bellissimo che da questo momento in poi praticamente comunque le sfere rosse te le tirano dietro in una quantità incredibile. La porta fighetta, guardate la porta fighetta. Credo che qua ci siano nemici. Anche se ho paura. Eccoli. Ora mi si chiude il cancello dietro. No? Eliminiamo gli schifi. Schifo. Volevo. Vorrei. Prima di salutarci. Volevo potenziarmi la. Non mi sa che non ci arriviamo. I cazzottoni di Ercole. Come ultima cosa, però. Niente, vabbè, andiamo avanti un altro pochino. Ho fatto cacare. Ok. Ho fatto schifo, quindi almeno un po' ve lo devo. Almeno fino al prossimo salvataggio. Qua c'è. L'ascensoruccio. Comodissimo, tra l'altro. Le musiche di questo gioco, mamma mia. Mamma mia, che giocone questo qua. Sono delle merdine, questi scorpionucci. Poi pensate questo con la luce dinamica figa. Poi anche le lame fanno luce comunque, fanno luce. Bellissimo.
non sono molto aggressivi, sono molto, stavo per dire realistici, poi mi sono resa conto che sono grossi come Doberman. Però ci siamo capiti. Ok. Una bella notina. Sulla grande catena pende il cuore del labirinto, in equilibrio tra l'Ade e l'Olimpo. Se un lato perde la presa, il potere del labirinto aumenterà e diminuirà di conseguenza, alterando per sempre l'equilibrio. E come sempre l'uomo ne subirà le conseguenze. Le caverne. Siamo molto vicini a Pandora. Fuoco liquido, quello è il primo. Poi prenderò il dono di Borea, la tempesta di ghiaccio. Con quella riuscirò. Potrò riavere mio figlio qui con me. Le botte. Scusate. Oppure io, mi hanno pure mancato da là. Questi sono più merdoni di tutti. Guardali. Questi poverini li permastuni malissimo. Nerfatissimi rispetto a primo per quanto mi riguarda. Qua mi ha preso malissimo. Tacchele e tacchele. Sì, la rabbia di lui. Aia. Sto guardando un'altra parte. Sono molto più pericolosi per quanto mi riguarda. Però mi avete messo all'angolo, non va bene sta cosa. Posso? Grazie. Ora si ride. Ok. Sei impaziente. Aveva ancora tanto da dare il tuo amico. Non sono d'accordo con la tua scelta. Tracking, però onesto. Comunque onesto il tracking. Non devi schivare troppo presto. Ok. Presto, presto mio figlio sarà qui con me. L'ho creato. I miei calcoli sono completi, sono esatti. Non c'è dubbio sulla mia lealtà. Ok. Zeus mi tiene sempre fiato sul collo. La sua presenza si avverte anche quando se ne va. Sembra che il cuore del labirinto sarà sia una chiave che una serratura. Con i giudici di Ade come chiavistello. Ma io prometto che se non riaverò mio figlio, tutto ciò che libererà sarà distruzione e caos. Ok. E... ci potenziamo al massimo finalmente i Cestus Nidamea. Evito ogni male di livello 3. Bello, bello. In modo assurdo. Tala.
la frusta di Nemesi. A me piacciono di più gli arti di Ade. Però la frusta di Nemesi è... ha un effetto più figo, innegabilmente. Oltraggio del giusto, ascesa del giusto. Va bene. Ok, abbiamo fatto un pochino in più, una sezioncina in più. Vabbè, quindi, oh, ma cosa dovrò mai fare? Ecco. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.